a giugno del 2017 il Pio Monte della Misericordia di Napoli, mettendo in dialogo ideale nella sua chiesa un'antica statua Mater Matuta, presa in prestito dal Museo Campano di Capua, con la Madonna raffigurata nell'opera del Caravaggio, Le Sette Opere di Misericordia, intende creare un'occasione speciale per portare all'attenzione dei napoletani, oltre che dei turisti italiani e stranieri, la collezione unica al mondo delle Matres Matute di Capua. Così ai microfoni il soprintendente del Pio Monte della Misericordia, il barone Alessandro Pasca di Magliano. Cerchiamo di valorizzare queste opere per promuovere i luoghi periferici che hanno delle potenzialità artistiche, culturali e di rilievo. Noi abbiamo l'arte in casa, abbiamo il Caravaggio, abbiamo Battistello Caracciolo, abbiamo opere importanti. Abbiamo iniziato dal Museo di Capua, al Museo Campano di Capua. Io dico abbiamo iniziato perché mi auguro che poi noi stessi, ma anche altre strutture, vogliono fare interventi analoghi. Abbiamo chiesto in prestito una madre, una delle Matres Matute, queste antiche sculture votive del III secolo a.C., e l'abbiamo portata qui a Napoli, esposta avanti alla Caravaggio, alla Madonna della Misericordia. La Madonna che aiuta e la Madonna da aiutare, questo è il tema profondo, per dare un messaggio forte e cercare di veicolare verso questo straordinario luogo che è il Museo Campano di Capua, veicolare pubblico.